Siamo qui in collaborazione con l'Archivio di Stato di Bari, con il Presidio del Libro Il Circolo Beethoven, proprio in occasione del Mese della Memoria 2018, che ricorda un tema ancora di drammatica attualità, ovvero quello della differenza, del diverso e della condanna del diverso. Ci piaceva l'idea di affrontare il tema della Shoah, dell'olocausto e dell'enorme dramma da un punto di vista insolito, quello della musica e poi la nostra materia, quello che ci appartiene, quello che conosciamo. Mediterranea TV nasce per comunicare attraverso i suoi servizi l'amore verso l'arte intesa in tutte le sue espressioni. In occasione della giornata della memoria, il nostro ricordo va all'immenso tributo che la massima espressione del genio umano ha dovuto pagare alla più aberrante pagina di storia di declino umano. Si è tenuto presso l'Archivio di Stato di Bari Euterpe agli Inferi, la musica durante il nazismo. Un percorso musicale con la voce del soprano Francesca Ruospo, accompagnata al pianoforte dal maestro Vincenzo Cicchelli, ha ricostruito le vicende culturali che portarono alla famosa Lista Nera, partendo dalle musiche del passato e dell'allora presente, consentite e bandite. La lista nera del 38 è una lista proprio di proscrizione in cui ci sono più di 100 nomi di artisti, fra compositori, musicisti, pittori, che vennero messi al bando. E quindi di questi artisti purtroppo il nazismo molto spesso ha addirittura distrutto le opere, quindi è proprio una cicatrice sul volto della storia dell'arte dell'Europa, ma di tutto il mondo. Perché basti pensare che il 15 marzo del 1939 5.000 opere d'arte, Kokoschka, Picasso, Klee, Nolde, Kandinsky, furono bruciate. Non fu fatto inventario perché era un fondo che apparteneva al governo nazista, che non ritenne neanche, era un fondo non calcolabile. Quindi ci sono state rubate 5.000 opere d'arte. Questi brani erano ufficialmente banditi, ma nella pratica effettiva di ciò che avveniva nelle case della gente, spesso appunto questo controllo sfuggiva, quindi questa musica comunque arrivava e non solo arrivava a tutti, ma affascinava tutti e ha continuato ad affascinare tutti fino a noi, quindi per questo decidiamo anche di eseguirla. L'approfondimento di Stefania Gianfrancesco, intrecciato all'esecuzione dei brani in programma, ha permesso di cogliere, fino in fondo, la portata culturale di quella che fu la più vergognosa e delirante operazione di censura culturale.